Era giusto che il direttore del Cabaret Léger facesse la sua entrata. In gioco era il futuro del Cabaret Léger, ma questo futuro, in fondo, riguardava anche quello delle arti dello spettacolo. Tutti lo sapevano, perfino i musicanti di Brema, ma quella è un'altra storia. Con chi doveva sostenere l'audizione Baryshnikov e il suo Cabaret Léger? Con il più grande di tutti i grandi, che avrebbe dovuto dare l'ok per una scrittura, e cioè con l'orecchio di Van Gogh. L'orecchio di Van Gogh era stato un semplice orecchio di pittore ed era contento e poteva perfino apparire nei suoi autoritratti. Ma quando in un momento di smarrimento l'artista se lo staccò dal viso, l'orecchio di Van Gogh già non si sentiva più utile e sebbene fosse un po' dispiaciuto, era affiatatissimo col naso, la bocca, gli occhi, decise di realizzare la sua più profonda aspirazione, fare l'impresario. E non il marchand, perché era molto più dotato per le audizioni. Infatti, in men che non si dica, divenne il più grande dei grandi. Aveva un fiuto, o meglio, un intuito speciale per scoprire i talenti. E il suo beneplacito avrebbe assicurato il futuro di chiunque, influenzando il giudizio di tutti gli altri impresari che sarebbero stati disposti ad aprire le porte dei loro teatri. L'orecchio di Van Gogh era un semplice. Nessuno conosceva il suo nome, anche se si è sentito dire che nell'intimità alcune orecchie lo chiamassero Oreste. E nonostante ormai avesse una posizione di tutto rispetto, non amava essere chiamato Eccellenza o Signoria Illustrissima. Riteneva queste etichette futili, anzi, preferiva essere chiamato proprio Orecchio di Van Gogh, in segno di rispetto per l'artista e per le sue origini. Ora, Baryshnikov, sebbene emozionato, non era di sangue freddo, aveva molta fiducia nel giudizio dell'orecchio di Van Gogh. Sei il più grande dei grandi. Era veramente intelligente e poderoso, come tutti sostenevano. Avrebbe certamente compreso il senso del Cabaret Léger. Trattare attraverso l'arte dello spettacolo cose importanti ma con leggerezza. Del resto non ci scordiamo che Baryshnikov altri non era che Soros. L'elefante personale di Annibale, che dopo aver attraversato le Alpi e aver aiutato a vincere numerose battaglie, chiese al condottiero di rimanere in Italia perché il suo più intimo desiderio era il tip-tap e non la guerra. Annibale, grato a Soros, diede la sua benedizione e, preoccupato dell'attacco dei Romani a Cartagine, corse via in Africa. Per fare prima si imbarcò clandestinamente proprio in una delle navi nemiche e faceva rotta verso la rigogliosa Cartagine. Ma anche questa è un'altra storia. Soros cominciò a studiare il tip-tap. Ma all'inizio alcuni professori e qualche alunno sbruffone lo deridevano. Non capiva e poi pensò che forse era per la sua mole. E disse fra sé: sono grande e per questo sembro grasso, troppo grasso per il tip-tap. Non per niente si dice sembri grasso come un elefante. Che sciocchezze! Soros, già al suo primo saggio, risultava il più talentuoso della classe e la prima volta che calcò la scena, per dare forza alla sua entrata, diede un barrito, come per dire sono quello che sono e se voglio riesco. Ottenne un successore
Il suo impresario gli fece complimenti e gli suggerì di trovare un nome d'arte. Surus, incontenibile per la gioia, scelse il nome di Baryshnikov, in memoria di quel barrito che aveva anticipato il suo successo. Ora, chi meglio di un gigantesco elefante famoso ballerino di tip-tap può dimostrare che si possono affrontare grandi argomenti con un'armoniosa leggerezza. Baryshnikov, dopo trilioni di barriti e dopo aver calcato i più grandi teatri del mondo, stanco di essere una star del tip-tap, fece tesoro dell'esperienza accumulata e creò il Cabaret Léger, chiamando a sé gli artisti speciali incontrati nella sua carriera. Aderirono con entusiasmo quattro virtuosi estrosi. Carolina, la capretta di Chagall, che a forza di essere dipinta per aria, ormai voleva volare autonomamente e sopra ogni cosa, è proprio il caso di dirlo, desiderava andare in tournée. Poi c'era Fiale, anche se originaria del borgo di Gian Leonardo, viaggiatrice delle galassie, poliglotta ed esperta nella comunicazione extraterrestre. Tarlatan ipnotizzava. Il suo spettacolo era un vero e proprio spasso. Vestiva con il suo casco spaziale e, nonostante conoscesse tutti i linguaggi e tutti i dialetti delle galassie, sulla Terra balbettava, ma così graziosamente che risultava assai divertente. Scelto un volontario, gli poneva la stessa domanda due volte, prima e dopo l'ipnosi, perché quest'ultima induceva a dire tutta, ma proprio tutta la verità. Gli spettatori assistevano quindi a due risposte dell'intervistato, una con tutte le sue riserve e l'altra sotto ipnosi, profondamente autentica. Dopo lo spettacolo, il volontario si sentiva molto sollevato. Aveva avuto la possibilità di dire veramente come la pensava. Poi c'era Chantal, che non tradiva essere indicata come la sorella gemella della famosa Voce dei Sottili di Buffet. Ma diciamola tutta, proprio non digeriva i discorsi dell'artista sul ruolo della sorella nell'arte brut e preferiva essere chiamata Chérie Chantal o Chantal Chérie. Chantal era nata Étoile, con quelle sue movenze eleganti e quel naso così sottile. Per averlo come lei, le altre dormivano una vita con una molletta dei panni sul naso. Chantal aveva voglia di cambiare e preferiva tentare come soubrette del Cabaret Léger. In fondo era più divertente e poi, anche se conservava una linea invidiabile, dentro le sue scarpette rosse proprio non ci stava più. Non voleva fare la fine di Scarpette Rosse, ma anche quella è un'altra storia. Per ultimo, Libero, che si era stancato di dover sempre chiarire chi fosse. Certo, era difficile riconoscerlo, figlio di un lupo e di un'orsetta fratrice. Uffa, questi luoghi comuni! Era avvilente dover dare sempre le solite spiegazioni. Il padre era un lupo, ma non di quelli cattivi, e l'orsetta lavatrice, sua madre, era una femminista della prima ora. Thank you.
somigliava a nessuno, perché la mamma e il papà venivano da popoli differenti. E allora, alla fine era diventato schivo. È già timido, per non farsi notare, si nascondeva dietro Chantal, che ogni tanto con la sua coda gli dava qualche buffetto di incoraggiamento. A coloro che con faccia tosta domandavano, egli semplicemente rispondeva con il suo nome: Libero. E Chantal completava la risposta sottolineando il mestiere di Libero: Pensatore. Libero era il braccio destro di Baryshnikov, che con lui si consigliava per la sua calma e la sua lucidità. Libero era in grado non solo di far pulizia nel pensiero, dote che aveva ereditato dalla mamma, ma univa a questa qualità la velocità e l'acutezza del lupo, dote che aveva ereditato dal papà. Insomma, eccoli là: Baryshnikov, Carolina, Tarlatan, Chantal e Libero. In questa audizione assieme, in un bel coro. In fondo, tutti loro erano il cabaret léger, al di là della parte di ciascuno.